Italia 2 News Basilicata è realtà. Ieri a Potenza il taglio del nastro della redazione lucana della nostra emittente televisiva. Partecipato sia dal mondo lucano che da quello campano, l'incontro che ha dato il via alla produzione giornalistica e televisiva di Italia 2 News con gli onori di casa dell'editore Nicola Ammaccapane. Al fianco di Italia 2 la Montepruno, con la presenza a Potenza di Antonio Mastandrea ed è responsabile della filiale di Potenza. Hanno partecipato autorità civili e militari, compreso ad esempio Michele Napoli, vice sindaco di Potenza, e l'assessore regionale Ivana Pipponzi. Italia 2 ha così avviato una collaborazione anche con il giornale Controsenso dell'editore Claudio Alfonso Rossiello. Le aspettative sono tante, perché comunque entriamo in una regione vicina a noi, di cui sempre ne abbiamo parlato, ma diciamo con poche notizie, perché non avevamo una presenza fisica. Poi, come si suol dire, l'appetito è venuto mangiando dopo che abbiamo ottenuto, dopo un anno di storie con il Ministero, che ci hanno accordato l'LCN in Puglia Basilicata. E da questo si è innescato un meccanismo chiaramente di vicinanza soprattutto, ma anche di interesse, perché poi comunque Potenza è vicinissima a noi ed è capoluogo di regione, e quindi ci sono degli interessi diretti e indiretti anche per il nostro territorio. Ora, con questa possibilità, forse magari riusciamo ad avere una comunicazione un po' più incisiva, e finalmente, grazie all'editore di questa emittente televisiva, forse potremmo magari in questo momento allargare un attimo la nostra visibilità insieme con la collaborazione dell'editoria campana.